Le consultazioni odierne del Presidente della Repubblica Mattarella si erano aperte in mattinata con la delegazione di Fratelli d'Italia, di cui faceva parte anche il parlamentare piacentino Tommaso Foti. Elezioni anticipate è l'unica strada possibile per il partito guidato da Giorgia Meloni. Un incontro cordiale, anche formale, il Presidente di Fratelli d'Italia, onorevole Meloni, ha rappresentato la posizione del nostro movimento e dei nostri gruppi parlamentari, ovviamente riferiti al fatto che a nostro avviso le elezioni anticipate sono l'unico sbocco possibile in questo momento dopo una crisi che si è aperta in agosto ma che non può prolungarsi oltre. Con quale alleanza? Qual è l'alleanza più probabile? Beh, le elezioni anticipate ovviamente porteranno gli schieramenti a riposizionarsi, quindi se è vero che PD e 5 Stelle si sono improvvisamente innamorati, che vadano davanti agli elettori con questa proposta, noi pensiamo che una proposta di centrodestra che è maggioritaria in tutti i sondaggi sicuramente sarebbe maggioritaria anche nelle urne. Dunque tutti insieme Lega, Fratelli d'Italia con Forza Italia? Direi che una parte dipende anche dalla volontà di Forza Italia di decidere cosa fare, però sicuramente da parte nostra il discorso è aperto ovviamente a tutte e tre le forze politiche. La Lega Nord con il leader Matteo Salvini è stata ricevuta nel pomeriggio. La via maestra sono le elezioni, ha dichiarato Salvini, che però non ha chiuso agli ormai ex alleati di governo del Movimento 5 Stelle. Se si vuol far ripartire il paese, ha dichiarato, siamo pronti. La deputata piacentina del Carroccio, Elena Murelli, concorda sulle elezioni anticipate. Noi pensiamo che gli italiani abbiano espresso un voto anche alle ultime europee e sia sicuramente uno scenario fattibile. Cosa che invece al contrario dice no, c'è da fare la manovra finanziaria assolutamente entro ottobre, non è completamente vero. Ci sono paesi europei come la Spagna che vanno alle elezioni a settembre, l'Austria e la Polonia ad ottobre, quindi anche loro dovranno fare pure la manovra finanziaria. Quindi si può fare benissimo le elezioni a ottobre, andare a avere il Parlamento a novembre e fare la manovra come è stata fatta l'anno scorso a dicembre senza problemi.